150 giorni per realizzare la nuova terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera di Padova, fatta quasi senza cantiere, utilizzando prefabbricati premontati in azienda e poi pesati da enormi gru. Ma il cuore di questo reparto così speciale, dove vengono ricoverati anche per lunghi periodi neonati nati prematuramente, che possono pesare anche solo 300 grammi o appena operati, sono le sue culle. Quasi un grembo materno dove crescere accuditi dal personale medico ma anche da mamma e papà che in questo nuovo reparto possono stare più vicini ai loro piccoli. 20 nuovi posti che portano a 35 la capienza complessiva e questo significa che si potranno ospitare e salvare molti più bambini. La volontà di ricordare che si continua a investire, questo è un investimento da 1,8 milioni, ma poi abbiamo anche altri investimenti in questo ambito. Un reparto di eccellenza in cui diciamo la fragilità umana si vede tutta. Certo, certo, qui ci entrano i prematuri estremi e ci entrano i neonati che hanno interventi chirurgici anche molto importanti, tipo cardiochirurgia o neurochirurgia, di solito sono stazioni permanenze molto lunghe, avere una struttura nuova con un comfort sia per il personale, sia per i pazienti, sia per i familiari, è un bel traguardo, l'abbiamo fatto in tempi abbastanza rapidi, c'è molta soddisfazione. Oggi è una giornata per noi straordinaria, una giornata epocale, perché come eravamo prima avevamo problemi enormi ogni giorno di non poter accettare bambini o doverli trasferire. Oggi che arriviamo a 35 posti non avremo più questo problema, quindi siamo contentissimi. Ricordiamo che siamo in un luogo, in una rianimazione, in una terapia intensiva, quindi un luogo salvavita. Certo, questi bambini, soprattutto i bambini prematuri, se non vengono sostenuti da macchine per respirare non potrebbero sopravvivere, ma la prematurità è un problema che riguarda un bambino su 10, quelli estremi sono meno, però c'è tutti i giorni, non si riesce a ridurla. Ce li vuole descrivere i bambini più piccoli che trattate qui? Nel 1970 la sopravvivenza di un bambino al di sotto dei 1000 grammi era 30%, oggi siamo arrivati all'84%. Fino a che settimana riuscite a farli nascere? La settimana limite è 23 settimane di gravidanza e lì è veramente difficile. Un'emozione particolare anche per le mamme dell'associazione Il Pulcino che si occupa proprio di bambini nati pretermine. Dopo tanti anni finalmente, non mi par vero, ho visto una cosa enorme, grandissima per i ricordi che abbiamo noi. Che abbiamo avuto noi qui dentro. È vero, quindi siamo veramente contentissime.